Estate 2022, tra gli argomenti che tengono maggiormente banco nelle discussioni tra amici, nel dibattito pubblico, c'è sicuramente quello della transizione all'elettrico, vuoi per le decisioni recenti della Commissione europea, vuoi per questa siccità che ci sta colpendo e ci sta ricordando come l'emergenza climatica non sia soltanto modo di dire, ma ormai sia un affare quotidiano. Gli schieramenti ormai sono noti, le tifoserie sono note, da un lato ci sono gli estremi sostenitori dell'elettrico, dall'altro gli ancora più accaniti oppositori che non ne vogliono proprio sentir parlare, a maggior ragione se ci riferiamo proprio alle due ruote, alle motociclette. E in mezzo chi c'è? In mezzo ci sono automobilisti e motociclisti come me e come te che vogliono saperne di più, vogliono capirne di più, vogliono capire che cosa succederà domani, se oggi siamo già pronti, se c'è l'infrastruttura, se si può viaggiare con una moto elettrica. Bene, io sono Motoretto, questo è il mio canale, mi occupo in genere di viaggi in moto, recensisco moto, prodotti e in tutti questi anni mi sono avvicinato sempre di più alla mobilità elettrica proprio per cercare di capire qualcosa in più e poter raccontare qualcosa in più. Ho fatto esperienze su moto elettriche di vario tipo, ho viaggiato on road e off road con difficoltà o senza difficoltà e quindi ho accettato molto volentieri l'invito di Free2X, società che si occupa dello sviluppo di soluzioni avanzate per la mobilità e che sta installando tante stazioni di ricarica nel nostro paese. Ecco, ho accettato il suo invito a trascorrere un weekend in sella a una moto elettrica, nella fattispecie questa energica EVA SS9 RS Blue, e trascorrere un weekend sostanzialmente come avessi una moto normale, viaggiando, facendo una discreta percorrenza su e giù per lo stivale, almeno 1500 km. Com'è andata? Beh, ve lo racconto in questo video. Venerdì mattina parto in sella all'energica EVA SS9 RS Plus in direzione sud. Il primo appuntamento è alla stazione di servizio di San Zenone sulla A1. Per incontrare gli altri protagonisti ci sono Matteo Valenza, Andrea Galeazzi e i ragazzi del gruppo Facebook Quelli che viaggiano in elettrico. Viaggeremo più o meno assieme, anche se io sono l'unico in moto. Bella la vita su quattro ruote, ma noi amiamo l'avventura e la libertà. Eccoci, primo punto di ritrovo, area di servizio San Zenone Ovest. Chi è della zona di Milano la conosce perché è la prima area di servizio sulla 1 venendo appunto da Milano. Tutti sono arrivati, tutti stanno un po' rabboccando, ma soprattutto sto rabboccando io che sono quello con la batteria più piccola. Intanto qui c'è una Hyundai Kona dalla Svizzera che sta ricaricando. La bella, bellissima, davvero davvero bellissima Mercedes EQE affidata ad Andrea, la Mustang Mach-E affidata a Daniele e la Hyundai affidata a Matteo. Per finire poi c'è la ID4 di Alessandro. Insomma, siamo in un bel gruppetto, si fa comune alle stazioni di ricarica, devo dire, perché anche con chi arriva adesso, per esempio, è arrivata una famiglia che doveva caricare con una Twingo e si scambiano pareri, opinioni. C'è quella comunella un po' da pionieri. Il tempo di un caffè e due chiacchiere e ripristino quel 15% consumato. Ripartiamo, ma tra caldo e traffico la 1 è ancora più noiosa del solito. Stamattina va così, dobbiamo rotolare un po' verso sud. E indovinate chi è arrivato per primo alla stazione? Ah, moto vince perché c'era traffico colonna. Area di sosta secchia e anche Daniele sta parcheggiando per un rabocco, Andrea ha già fatto.
ci sono arrivato con il 25% di ricarica, non tirando particolarmente, mantenendo una media abbastanza costante, ero sempre tra i 100 e i 120 all'ora, ma c'è da dire che c'era anche parecchio traffico, per cui non è che sarei andato tanto più forte di così. Sicuramente sono stato un po' più conservativo, cercando di evitare le accelerazioni, quindi 130-140 km più o meno sono arrivato di autostrada, sono arrivato con il 25%. Adesso ricarichiamo un po', nel frattempo andiamo a mangiare un boccone da Italy e poi pronti a ripartire. Ma andiamo a vedere quanto sta caricando qui alla colonnina Free2X. Allora, mi dice che sta caricando a 13,9 kW, prima avevo toccato anche i 15, ha già imbarcato 2,69 kWh in 11 minuti, quindi siamo al 40%, vediamo se è confermato anche dalla Energica, sì, 40%, quindi in 10 minuti ho già preso il 20%, direi che faccio in tempo ad andare a mangiare un boccone. Batteria ricaricata, riportata al 100%, il tempo di fare un bel pranzettino da Italy, quindi meglio di così. E adesso proseguiamo, purtroppo un altro pezzo di autostrada, oggi va così, e raggiungiamo l'autodromo di Imola. L'autostrada però è bloccata per un incidente, quindi ne approfitto ed esco subito a Modena per un percorso alternativo. Incredibile, ragazzi, il podio di Imola. E chi trovo sul podio? Ciao. Gianluca Nannelli. Ciao Gianluca, cosa ci fai qua a Imola? Ciao, qua sono venuto qua a ricordare gli antichi fasti, diciamo. L'ultimo anno di gare, comunque ho vinto la gara anche qua, e quindi per me tornare su questo podio mi ricorda emozioni incredibili. Ma io approfitterei per coinvolgere anche il nostro padrone di casa. Assolutamente, dici? Sì. Allora, direttore. Detto accanto a lui, direttore. Venga, direttore. Complimenti. Grazie. Direttore, allora, io approfitto della vostra simpatia e disponibilità per chiedervi di spiegarmi un attimino l'evento che avete pensato, non solo per i motociclisti, non solo per gli automobilisti, non solo per i ciclisti, non solo per chi è già adepto della setta dell'elettrone, ma anche per tutti gli altri. Di che cosa si tratta? Chi parte? Parte Gianluca, lei, facciamo partire te. Allora, si tratta di un evento che ha lo scopo e l'obiettivo di aiutare le persone a comprendere cos'è la mobilità elettrica e su come si utilizzano questi mezzi e su quali sono le tecniche di guida sicura. Andiamo proprio a fare formazione, informazione ed educazione sull'utilizzo di questi veicoli. Nell'autodromo di Imola e nel comune di Imola abbiamo trovato dei partners fantastici, perché loro stanno facendo un grande percorso. Intende che per fare un progetto elettrico abbiamo deciso di studiare bene tutto, e quindi che se volevamo mettere delle colonnine, queste colonnine dovevano essere alimentate da energia prodotta da fotovoltaico, che noi abbiamo la possibilità di fare sui nostri tetti. Pensiamo che il nostro non sia un luogo dove si fa, si sperimenta, ma si fa anche informazione, quindi informare sull'elettrico per poi andare a apprezzare quello che l'elettrico può dare. Quindi l'appuntamento, quando è l'appuntamento? 23, 24 e 25 settembre, Imola, circuito e città.
circuito e città, il circuito in città. Circuito sì. In città. Allora approfitto, vi ci metto anch'io. Siamo sul podio di Imola, ragazzi. Ora abbiamo ideatore, abbiamo l'autodromo, abbiamo il comune, tutti assieme per Go Smart, Go Green. Complimenti. E tutti bravi. Dove? Sul gradino più alto del podio. Sul gradino più alto del podio, ci vediamo a settembre. Ciao. Vi aspettiamo a Imola. Ora ritorno alla Energica, che nel frattempo spero si sia caricata quel tanto che basta per arrivare alla prossima tappa. A proposito, quale sarà la prossima tappa? Non ho idea. Eccoci, ultima ricarica di giornata, area Montefeltro, zona Rimini. Ecco qui la nostra bella stazioncina Free2X nuova e sto caricando perché ho bisogno di un piccolo rabocco per arrivare all'ultima tappa. Ve lo svelo io, arriviamo ad Ancona questa sera. Comincio ad essere un po' stanchino, segno evidente che non ho più l'età per fare le chilometrate, ma battute a parte, la EVA SS9 è molto comoda, molto più comoda di quello che sembra, pur essendo una naked, ha una bella posizione, si sta bene, poi non vibra, non ci sono vampate di calore e anche quello è comfort in una giornata calda come oggi. Ultima ricarica di giornata, ne ho per una mezz'oretta perché poi insomma quello che mi basta per fare un centinaio di chilometri è arrivare appunto al nostro punto finale di giornata ad Ancona. Allora, abbiamo ricaricato, siamo al 71%, dovrebbero essere sufficienti per fare i 100 km che mi separano dall'hotel, l'arrivo di questa sera ad Ancona. Qui segnala 92, ma si aggiornerà adesso andando, sicuramente sono di più, almeno spero. Range anxiety, ansia di autonomia. Sono uscito dall'autostrada ad Ancona. Oh, segna rosso, mi dà l'11%, ma niente paura, sono quasi arrivato. Mancano veramente un paio di chilometri all'hotel, quindi ce la faremo. Buono, wow, puoi fare troppo. Quello che vuoi. Fai un altro giro. Arrivati. Oggi fatti 480 km, sono arrivato con il 10%. Daniele, ce l'abbiamo fatta, eccolo pronto con il cavo. L'uomo di fatica, adesso la attacchiamo per la notte, avrà tutto il tempo di ricaricarsi. Domani mattina sarà bella pronta per un'altra faticata. Buongiorno, secondo giorno di viaggio. Ieri sera sono arrivato dopo 480 km ad Ancona, stanotte ho ricaricato la EVA SS9 e stamattina sono ripartito da Ancona per attraversare gli Appennini, mentre i miei compagni di viaggio con le loro comode auto climatizzate scendono lungo l'Adriatico, io invece andrò verso gli Appennini, andrò verso Perugia e ci ritroveremo in zona Roma, più precisamente ai Castelli Romani. Ora mi trovo a Iesi perché sono partito da Ancona appunto direzione Perugia e non potevo non fare una sosta a Iesi, a The Man Cave. È un posto fighissimo, ti faccio vedere. Oh, guarda che figata questo murales di Nicky Hayden che fa flat track. È davvero un posto figo il Man Cave. Andate magari a vedere la loro pagina Facebook se siete qui della zona per conoscere i loro programmi.
Il mio di programma invece è appunto quello di proseguire verso Roma. Va tutto bene, oggi si sta anche bene, non c'è ancora troppo caldo. Riusciremo a ricaricare anche nel cuore dell'Italia? Lo scopriremo fra poco. Sono arrivato a Perugia, come vedi dalle mie spalle sono una stazione di servizio, una comunissima stazione di servizio in zona industriale, non nel bellissimo centro storico del capoluogo umbro, ma sono qui ovviamente per un motivo tecnico. La sosta ricarica, qui c'è una stazione Enel X con presa CCS2, quindi lo standard più rapido a corrente continua. In un'ora circa di pausa, sono arrivato a mezzogiorno e mezzo, è 1:30, in un'ora circa abbiamo quasi fatto il pieno, siamo al 95%. Credo che farò comunque una sosta per un rabbocco in zona Orte, perché anche con il pieno rischio di non arrivare. Preferisco magari fare una sosta in più breve, un rabbocco, però poter guidare con maggior disinvoltura e serenità senza star lì proprio a guardare in maniera maniacale la barretta della batteria, che comunque un po' di ansietta la mette sempre. Sicuramente avrei preferito fermarmi in centro città, invece purtroppo molto spesso, quasi sempre, queste ricariche sono un po' in zone periferiche. E soprattutto sotto il sole cocente, non c'è mai una tettoia che ti ripara dal sole o dalla pioggia. Per fortuna qui alla stazione c'era un bar con un po' d'ombra, nell'ora che lei si è ricaricata anche io mi sono caricato e adesso pronti a ripartire. Finalmente un percorso oggi degno di quello che io chiamo mototurismo, tutte strade provinciali, tutte curve, saliscendi, gli splendidi saliscendi che ci sono tra Marche, Umbria e Lazio. Sono arrivato a Orte, un centinaio di chilometri dall'ultima carica fatta a Perugia, il tempo di un rabbocco, una mezz'oretta, giusto per imbarcare un ulteriore 30%, avevo consumato circa 50%, un po' meno del 50% per fare questi 100 km di statale senza lesinare. Sono andato assolutamente alla stessa andatura che avrei avuto con qualsiasi altra moto, anzi divertendomi anche di più di molte moto a combustione, lo dico proprio in totale sincerità. Imbarcato un 30%, dicevo, a una colonnina B-Charge, quindi ho provato anche un altro operatore. E adesso sono pronto per raggiungere i Castelli Romani. Ho 115 km ancora da fare, dovrei farcela tranquillamente con la carica. Adesso sono all'85%, farò soltanto provinciali però, quindi allungherò un po' i chilometri rispetto all'autostrada, ma avrò il vantaggio di fare una velocità diversa, una datura diversa e soprattutto di godermi un po' di più il paesaggio. That it's fair. I'm still looking for someone I can share.
Eccoci arrivati a Grotta Ferrata, termine del secondo giorno di viaggio e giro di boa, perché da domani si ritorna verso nord. Sono cotto, brasato, veramente distrutto per il caldo. Giornata veramente difficile, ma il problema principale è stato proprio il caldo. Fortunatamente nessun problema invece con la belva qui dietro, con l'energica Eva SS9. È andato tutto alla grande. Partito da Ancona, non ho seguito l'itinerario che hanno seguito gli altri, ma invece mi sono buttato proprio verso l'Appennino. Ho ricaricato a Perugia e poi ho fatto un altro rabocco ad Orte. Rabocco non indispensabile, ma mi ha permesso di viaggiare con molto più agio, con molta più rilassatezza, e arrivare qui a Grottaferrata addirittura con un 40%. Questo mi dimostra ancora una volta che la moto elettrica, se guidata su strade statali e provinciali, oltre che essere molto più divertente e appagante, ha anche un rendimento, un'autonomia maggiore. Siamo arrivati a 830 km totali di viaggio. Domani c'è il mega tappone Roma-Milano. Speriamo di riuscire a farlo in giornata, e lo scopriremo soltanto domani. Io adesso vado a farmi una doccia, concedetemi una piccola birretta per rilassarmi, perché oggi è stata veramente veramente tosta, ma ci siamo divertiti, strade bellissime. Però adesso sono curioso anche di sapere che cosa hanno visto gli altri, vado a farmelo raccontare. Ciao! Salutiamo Villa Cavalletti, salutiamo i Castelli Romani, siamo carichi al 100%, oggi ci aspetta una giornata lunghissima. Roma-Milano, ci proviamo! Ed eccoci di nuovo a Orte, però un'altra colonnina, Enel X. Fatti un centinaio di chilometri più o meno con la metà della batteria, perché siamo andati comunque un po' spediti, in autostrada si consuma. Ricarichiamo un po', mi dà una ventina di minuti per fare almeno l'80%. Slick chrome on the Mustang, drop top, no we don't play, 'cause I'm her nicotine. Quando si è in giro sulla 1 e si avvicina l'ora del pranzo e si ha un po' fame, tutti lo sanno che il posto giusto dove fermarsi è Fabbro, l'uscita Fabbro. Io però sono un po' di corsa e non è ancora ora di pranzo, ma mi sono fermato a questa stazione Enel X per fare un piccolo rabocco. E la stazione Enel X si trova alla base di questo edificio, dove si trova l'associazione Valdichiani, che propone i prodotti tipici dei produttori locali, quindi è una buona scusa per fare una sosta. E in più ci sono un paio di ristoranti qua famosi, il Buttero, il Focolare, insomma, momento giusto per fermarsi a mangiare. Ma io, il dovere mi chiama. Adesso mi ributto di nuovo in autostrada e facciamo un altro centinaio di chilometri almeno prima di fare sosta. E pausa anche a Valdarno. La strategia che ho adottato, visto che c'è una giornata davvero caldissima, siamo quasi a 40 gradi oggi, la strategia che ho adottato è di fare più pause, così sono un po' più brevi. Questa pausa l'ho fatta però di un'ora, perché nel frattempo sono andato a mangiare un boccone e a guardarmi la MotoGP, visto che è domenica, e nel frattempo ho recuperato grosso modo il 100%, ho quasi finito e quindi pronto a ripartire. Dai che ce la facciamo, c'è ancora tanta strada da fare, ma soprattutto c'è un caldo insopportabile. Per fortuna che la moto elettrica non butta su calore come fa invece il motore endotermico, questo bisogna darle atto. E siamo arrivati praticamente in contemporanea all'area di servizio Secchia, Modena, anche se io sono partito prima, ho fatto più soste, ho saltato quella di Barberino, avevo previsto una sosta a Barberino, ma essendoci traffico per strada ho pensato che andando un po' più
lento sarei arrivato fino a qui in Modena, e infatti sono arrivato con la bellezza dell'11%. E adesso carichiamo un po' di energia green con Free Twix. Abbiamo ricaricato con qualche difficoltà perché la batteria, probabilmente troppo stressata dalla giornata, ha un po' di problemi, non carica così rapidamente come dovrebbe, e quindi abbiamo caricato a 6, 7, 8 kW, un po' pochini, e ci abbiamo messo un po'. Ora sono le 7 e un quarto, riparto verso Piacenza per poi arrivare a casa, almeno 200 km. In cerca dell'ultima ricarica, ci siamo quasi. Mi trovo a Piacenza, sono le 8:40 e stiamo facendo l'ultimo rabbocco di questa giornata, di questa lunga trasfertona da Roma a Milano. Sono partito alle 9:15 questa mattina da Grottaferrata e mi mancano, per dire la verità, ancora quasi un centinaio di chilometri, poco meno, per arrivare alla mia abitazione, ma con il molto calore e lo stress di continui scarica e ricarica, ovviamente la batteria si è un po' stressata, un po' surriscaldata, e devo dire che la povera Eva SS ha accusato un po' il colpo, e le ultime ricariche si sono un po' rallentate. Adesso, ultima ricarica di giornata, a dir la verità, sta caricando a 8 kW, meno di quanto ci si aspetta, ma molto di più di quello che si poteva fare fino a poco tempo fa. In generale la moto elettrica non è pensata per fare un grande trasferimento da Roma a Milano, però è bello sapere che lo si può fare, anche se, come sappiamo, insomma, ci sono ancora dei piccoli ostacoli tecnici e ci sono ancora tante piccole cose che si possono migliorare, ma l'infrastruttura, la rete sta migliorando tanto, e grazie in particolare a Free2X, che sta installando colonnine veloci in autostrada, ma anche al di fuori, visto che noi motociclisti amiamo particolarmente, ovviamente, andarcene in giro anche fuori dall'autostrada. Ecco, è bello sapere che la rete di ricarica comincia a essere presente quasi capillarmente. Insomma, la situazione sta migliorando. Ma quanto bello è quando vai sul navigatore e imposti come destinazione casa, eh? No? Non vi dà soddisfazione? A me sì. Arrivato, cotto, sono le 22:37, missione compiuta, 1467 km, mi perdonerai se non sono proprio 1005, anche questa è andata, i bilanci però li facciamo domattina con calma. E quali sono queste conclusioni? Beh, che viaggiare per l'Italia con una moto elettrica oggi è possibile, ma richiede evidentemente ancora qualche sacrificio in più, sia in termini di organizzazione sia in termini di tempo, che sono all'incirca doppi.
però sono nettamente inferiori rispetto soltanto ad un paio d'anni fa. Vi ricordate il mio viaggio in moto da Milano a Misano quando dovevo ricaricare ancora soltanto la presa domestica? Beh, sono passati appena 4 anni. L'incognita ricarica sta piano piano scomparendo ed è sempre più facile trovare e trovare una ricarica veloce. La rete nel nostro paese sta crescendo, finalmente c'è interoperabilità tra i vari gestori, finalmente si può ricaricare anche in autostrada. E presto passeremo al plug and charge e sarà ancora tutto più semplice. Le stazioni di ricarica devono ancora migliorare e molto nell'attenzione all'utente, ma non dubito che accadrà entro il prossimo decennio. E poi ci sono i costi. Quanto mi sono costati questi 1500 km, escludendo i pedaggi autostradali che tanto sono uguali, di ricarica alle fast, dove la corrente è più cara che a casa e siamo nell'ordine dei 55 centesimi al kilowattora, ho speso circa 60 euro, che sono 4 centesimi al chilometro. Il pieno l'ho pagato al massimo 10 euro. Certo, per ammortizzare l'acquisto di una moto così costosa come l'Energica ci vogliono davvero tanti, tanti chilometri. Quindi è chiaro che al momento per le moto non può essere solo una scelta economica, seppure nell'utilizzo, nel lungo utilizzo, la moto elettrica sia conveniente. L'ultima conclusione è sul tipo di viaggio, volutamente sperimentale. Fare Roma-Milano tutto in autostrada, in giornata, non è un viaggio, è un trasferimento. Ma prendete il secondo giorno, ecco, il secondo giorno quello è stato l'ideale, sulle strade minori, quelle che piacciono a noi, l'elettrica funziona davvero bene, è divertente e l'autonomia è notevolmente superiore, nel caso dell'Energica è stata praticamente doppia. In conclusione dunque, ben vengano le ricariche rapide in autostrada perché ci consentono di accorciare tempi e spazi per poi uscire dall'autostrada e goderci la moto e il nostro splendido paese. Spero che questo video ti sia stato utile e se la transizione elettrica ti incuriosisce almeno un po', ti consiglio vivamente il gruppo Facebook Quelli che viaggiano in elettrico. Ti lascio il link in descrizione. Ci vediamo alla prossima e mi raccomando, che sia gas o corrente, tu dallo sempre, ma responsabilmente. Ciao!